Gli stagi linguistici sono quelli che caratterizzano ovviamente il liceo linguistico rispetto allo scientifico, anche se ormai quasi tutti i licei linguistici ti propongono questo, è ovvio, chiaramente. Voglio dire una settimana nell'arco dell'anno scolastico che i ragazzi trascorrono, nel caso della terza, in un paese di lingua straniera, di lingua inglese, solitamente al Regno Unito, raramente all'Irlanda, ma c'è stato anche questo. Nel caso della quarta, per gli alunni che si iscriveranno eventualmente quest'anno sarà la Spagna. In quinta, a scelta tra Francia, per coloro che scegliessero il francese, o Austria-Germania, per coloro che sceglieranno il tedesco. E vuol dire appunto per una settimana vivere un'esperienza diversa da quella che è l'attività scolastica insolita, però di questo vi parleranno poi gli alunni, non mi soffermo oltre, lascio la parola a loro sia per l'aspetto dell'alternanza scuola-lavoro sia per l'aspetto dello stage. Allora, per quanto riguarda lo stage in Spagna, così come però per tutti gli altri, la giornata si divide in attività scolastiche che vengono effettuate la mattina. Infatti, durante la mattinata gli studenti si recano in una scuola convenzionata con la nostra, nella città nella quale risiederanno per quella settimana. In Spagna siamo andati a Salamanca. E poi in altri giorni abbiamo visitato anche Madrid e Avila, però la scuola è molto diversa da nazione a nazione. Per esempio in Spagna la scuola iniziava alle 10 e finiva alle 2, perché gli orari in Spagna sono quasi completamente diversi dai nostri in Italia. Infatti, ad esempio, per loro la cena è alle 10 di sera. In Inghilterra e in Germania invece gli orari sono più o meno gli stessi nostri, infatti la scuola iniziava alle 8, alle 8 e mezza fino a mezzogiorno e mezza o l'una. Gli studenti vengono divisi a gruppi di 2 o di 3 in famiglie che sono comunque controllate e accolgono studenti da molto tempo, quindi sono affidabili. Principalmente il momento della giornata che si passa con la famiglia è la colazione di mattina o la sera, dove si sta in famiglia e si comunica di più e quindi la lingua si usa di più la lingua e si può migliorare molto, anche perché durante il giorno si è con i compagni, con i professori, quindi si usa principalmente l'italiano. Gli spostamenti tra la casa e la scuola non sono molto lontani, non chiedono molto tempo. Per esempio a Salamanca, in Spagna, tutti ci muovevamo a piedi perché era 10 minuti di camminata fino alla scuola, mentre in Inghilterra e in Germania è stato necessario prendere per alcuni pullman o tram o treni, però per tragitti di 10 minuti, non tanto lunghi. La seconda parte della giornata, appunto dopo la scuola, diciamo che si svolge facendo visite non solo al paese, alla città che si è scelta appunto, ma anche a paesi limitrofi. Ad esempio nello stage che abbiamo svolto in Germania ad ottobre abbiamo visitato, oltre appunto ad Augsburg, i castelli di Ludwig, Monaco, Ulma e anche il campo di concentramento di Dachau. In generale le uscite serali non sono contemplate, e diciamo appunto perché è una vita didattica, non è una vacanza, e si accorda una serata con i professori in cui ci troviamo tutti insieme a svolgere un'attività comunque magari più tipica. In Inghilterra siamo andati al cinema, ovviamente a vedere un film in lingua. In Germania siamo usciti una sera a mangiare tutti insieme. Sì, Direi, nel senso locale tipico, poi chiaramente non si è esatto. bevuto birra, però eravamo in birra lì, bisogna farle vedere le birre di tedesche. Siamo tornati a Nizza, noi c'eravamo già stati in seconda perché appunto era diversa la scansione degli stage durante il periodo scolastico. Siamo andati durante l'estate, a luglio, la mattina eravamo a scuola, invece appunto il pomeriggio ci siamo recati su un posto di lavoro vero e proprio, da soli, ognuno affidato a un'azienda differente. Abbiamo espresso le nostre preferenze, sul settore dove andare a lavorare. Principalmente eravamo in negozi di abbigliamento piuttosto che di cosmetica, visto
il grande numero di centri commerciali che ci sono a Nizza, invece altri alunni erano in bar, panetterie, pasticcerie, invece gli alberghi sono stati il luogo, diciamo, prescelto dagli alunni che adesso sono attualmente in quinta F, che invece non sono venuti a Nizza ma sono andati a Parigi, questa volta da soli, senza la presenza del professore, visto che gran parte degli alunni erano maggiorenni e c'era un genitore che si occupava comunque della sorveglianza degli studenti. So che il fatto cambia dallo stage tradizionale al fatto che a scuola si impara la microlingua del lavoro e quindi come scrivere un curriculum vitae in lingua, qualche nozione sui colloqui di lavoro, sui dialoghi che poi abbiamo applicato di fatto sul posto di lavoro il pomeriggio. È un'esperienza che appunto ci permette di essere più autonomi, sia negli spostamenti in città per andare a scuola o per recarsi sul posto di lavoro stesso. È estate, quindi ci sono più uscite la sera, ma solo con i professori o con la famiglia. E di sicuro c'è meno tempo per le visite, quindi uno stage è un po' più impegnativo, ma che di fatto comunque come esperienza è fatto molto significativa e formativa, perché appunto è uno scontro diretto col mondo del lavoro in più di lingua, quindi per forza bisogna applicare. E queste sono alcune foto. Siamo capitati la settimana del 14 luglio, quest'anno d'estate. Attività complementari sono teatro in lingua originale, conferenze in lingua straniera, che sono sempre, nel caso delle conferenze, si tengono solitamente all'interno dell'istituto, quindi i ragazzi non devono uscire, sono gratuite, e mentre teatro solitamente sono spettacoli chiaramente all'esterno della scuola, e quindi lì ci sono delle cifre che si aggirano intorno ai 15 euro che la famiglia deve sostenere per poter assistere a questi spettacoli. Campionato delle lingue di Urbino, ormai da 3 anni partecipiamo a questo campionato che è nazionale, promosso dall'Università di Urbino, in particolare ovviamente dalla Facoltà di Lingue, e partecipiamo come istituto con tutte le classi del linguistico per tutte le lingue. È anche vero che ormai da 3 anni riusciamo a portare per ogni lingua uno dei nostri alunni. Al di là poi di quello che è l'aspetto legato chiaramente alla partecipazione ad Urbino, che è particolarmente significativa, a noi interessa che tutta la classe partecipi alla selezione iniziale, proprio perché per noi è anche un po' un banco, insomma, per accertare quelle che sono le conoscenze che i nostri alunni conseguono comunque qui nel nostro istituto. Scambi, al momento, dall'anno scorso, è attivo uno scambio con la Spagna. Era una scuola con la quale avevamo già dei contatti per una, diciamo, in seguito ad un progetto Comenius. Questa scuola ci ha contattato l'anno scorso di nuovo chiedendo di instaurare uno scambio che ha avuto luogo l'anno scorso e quest'anno si ripete, diciamo, con modalità analoghe a Valencia, e le classi coinvolte sono le classi che studiano ovviamente spagnolo.